inglese in questo momento è in grande condizione, è al terzo posto, meritato, perché ho visto le partite meritate, quindi andremo a affrontare una partita difficilissima. Sono sicuro che non l'affronteremo come abbiamo affrontato le altre due. Anche noi stiamo crescendo, abbiamo capito che giocando con intensità e aggredendo come abbiamo fatto col Milan possiamo dire la nostra in qualsiasi partita. La partita è difficilissima perché loro hanno delle qualità anche che si possono mettere in difficoltà. Di attacco allo spazio, di velocità, è una squadra che gioca anche con tanti effettivi da tanti anni e quindi è un'isola felice, quindi ci sono tutti gli ingredienti di una trasferta molto ostica. Però, d'altro canto, noi veniamo da una settimana importante dove tutta la critica ha cominciato anche a parlare un po' del Cesena, visto, fuori, e quindi dobbiamo cercare a fare questo benedetto risultato fuori casa, anche se ho detto il campionato è ancora lungo, difficile, in salita, come sempre. Mi sono molto vicino, gli faccio le condoglianze perché poi ci sono passato da poco da una situazione del genere. E vi do un dato cosa vuol dire certe volte il calcio, no? L'Udinese è una delle, come noi, delle squadre che gioca più nella metà campo propria, se non l'ultima. Quindi vuol dire che molte volte il possesso palla, i tiri in porta, non valgono niente, perché poi l'Udinese è terza a 12 punti. È la capacità di giocare la partita che è fondamentale, non è come il basket, il calcio è completamente. Poi ci sono questi dati che uno li va a analizzare, cerca di trarre le cose negative, le cose positive, però l'Udinese è una come noi di quella che ha meno possesso palla e di quella che gioca più nella propria metà campo, però ha 12 punti.